buongiorno, buongiorno e benvenuti a questo incontro divulgativo, questo incontro scientifico, questo incontro di persone. E ringraziamo il canale Facciamo Finta Che di Gianluca Lamberti, il giovane Nesbert, che insieme all'associazione ha reso possibile questo incontro. Noi siamo Arco di Diana, invito anche gli altri soci a venire, prego venite. Siamo un'associazione presente sul territorio e speriamo ci conosciate. Giancarlo, Riccardo, Settimio, Carla, Valerio, Leonida, Flavia e Anna. Io sono Marco Tudini, sono il presidente e oggi abbiamo un ospite illustre a cui vorrei dedicare subito un grande applauso, l'ingegner Felice Vicci. Abbiamo anche un rappresentante degli scout di Alba Longa, un giovane ricercatore, Flavio, qui tra il pubblico. E prima di cedere la parola a Davide Ramunno, vorremmo dedicare un ultimo forte applauso al ricordo del professor Giuliano Di Benedetti, senza di lui non saremmo qui. Davide Ramunno. E la conferenza alle 11, alle ore 13 avrà uno stop, una pausa pranzo di 1:30, sarete tutti informati, però ognuno si gestisce un po' come crede, ripartiremo poi alle 14:30, insomma tornare anche alle 15. Godetevi la struttura, godetevi il parco, buona conferenza. Volevo innanzitutto ringraziarvi, finalmente un evento proprio in cui posso sembrare più alto, e visto che su YouTube mi dicono che sono basso, e no, volevo esordire con una confessione a nome di tutti, cioè siamo tutti degli imbucati oggi, nel senso che ognuno di noi è andato fuori confine. E appunto l'ingegner Vinci è un esempio eloquente di questo. Lui è un fisico che si è occupato di mito, di storia, e direi che non c'è persona migliore di un fisico per discriminare ciò che è, non è reale da ciò che è reale, la sostanza di sogni, che poi forse a volte evidentemente è sostanza di storia. E certamente andare fuori confine, fuori, come posso dire, comfort zone, fuori disciplina, può portare a una tragedia. E quindi, se nel momento in cui noi abbiamo un venditore di bibite del San Paolo che diventa ministro degli esteri, chiaramente è una tragedia. Se abbiamo un banchiere che rappresenta il popolo, può essere una tragedia. Se abbiamo un laureato in scienze politiche che scrive dei protocolli sanitari, chiaramente può essere una tragedia. Però, fortunatamente, nella storia ogni dissonanza viene appunto armonizzata. E quando ciò succede, sentiamo una melodia che non è destinata alla morte, perché appunto la musica non sfiorisce. E quindi a proposito di musica, abbiamo un professore di musica che si è occupato di astronomia. Cosa c'entra la musica con l'astronomia? Beh, entrambe si occupano di armonie celesti. E questo gli antichi lo sapevano benissimo, perché matematica, musica e astronomia, scusate, io cerco di trovare il fuoco centrale, sono strettamente correlate. Abbiamo quindi, oltre quindi al docente Marco Pesci di musica, che ci racconterà poi un po' di storie astronomiche, abbiamo Alessandro De Puntis. Lui è un chimico e da chimico ha visto la struttura molecolare delle parole, conosce più lingue di Federico II, di Oesthaufen, e questi suoi studi hanno permesso di
trovare un orizzonte comune delle varie civiltà che ci hanno preceduto, perché prima erano civiltà, oggi non c'è una parola adeguata per definirci. E infine arriviamo a Victor Munzi, uno studioso, anche lui autonomo ricercatore, laureato in scienze politiche, e che chiaramente come primo libro scrive La regalità degli dèi, parla della regalità, perché come ben sappiamo oggi la politica è strettamente correlata alla regalità, non è un qualcosa che appartiene al demos, alla plebe, è un qualcosa che ci viene concesso, no? Negli ultimi 3 anni l'ho visto, i diritti inalienabili dell'uomo ci sono stati concessi. Quindi il fatto che tutte persone che venivano da un campo abbiano raccolto fiori in un altro campo deve forse suggerirci, per carità, una sensazione, che forse quei campi stavano risecchendosi per i protocolli, per la cecità di cuore, per insomma tanti motivi e ragioni che non hanno niente a che vedere però con il sapere. E quindi questi eventi sono essenziali non per vendere libri e non per stringere mani, ma per cercare di mettere insieme pezzi di un mosaico che noi in quanto esseri umani abbiamo il dovere di comporre. Perché la filosofia, di cui io oggi spero di essere un degno rappresentante, non in quanto laureato in filosofia, ma in quanto essere umano, ha come primo obiettivo quello di rispondere a 2 domande. Chi siamo? Da dove veniamo? Perché appunto, solo rispondendo a queste 2 domande, potremmo rispondere kantianamente alle altre, no? Come devo comportarmi? E come dovevo, come comportarsi, chiaramente risposto alla nostra sostanza. Perché se siamo soltanto un corpo mortale, allora potrà derivarne un'etica egoistica, epicurea, no? Fondata esclusivamente sul piacere. Comunque, fatto salvo queste premesse, io ho pensato che il modo migliore per arrivare a più gente possibile fosse raccontare una storia, un mito moderno, per capire come erano i miti antichi, no? I processi di mitopoiesi, come si sono formati i miti. Quelli che noi abbiamo chiamato miti, ma che forse sotto la veste mitica, colorita, omerica, nascondono qualche cosa di più. E quindi io volevo cominciare appunto parlando di Superman, perché tutti conoscono la storia, così come secoli fa tutti conoscevano le storie, le vicende di Achille, di Omero. Io sono cresciuto sfogliando i libri della Damia Editore con i disegni magnifici appunto di Ettore contro Achille, e beh, Schliemann ha dimostrato che ha trovato una prima sostanza storica in Turchia, fino a quando non è arrivato appunto l'ingegner Vinci, che fortunatamente non si è occupato di atomi, li ha accantonati magari per poco. Boh. E leggendo quello che le parole che è vero, dopo aver letto il suo libro Omero nel Baltico, erano abbastanza eloquenti, no? Quindi partendo, sgomberando la mente da degli idolamentis che si perpetravano di generazione in generazione, ha trovato delle evidenze che sembrano molto verosimilmente oggettive, diciamo questo avverbio, molto verosimilmente, e che sembrano ambientare tutte le vicende omeriche, le guerre tra gli dèi e gli uomini, nel nord. Quindi questo mi fa piacere anche perché sono milanese, quindi sono più verso il nord, ma no, scherzo, però quello che è rilevante, adesso indipendentemente da dove siano ambientate certe storie mitiche, è che gli antichi non ci hanno raccontato una cazzata. E quindi parleremo appunto degli dèi, ma come discriminare il vero dal falso? Beh, con le evidenze scientifiche. Chiaramente una scienza
essere tale, come diceva Popper, deve essere falsificabile. Però è sempre narrativa scienza. La scienza e il mito sono entrambi narrativa, con la differenza appunto che la scienza deve essere falsificabile. Entro subito nell'argomento. Cioè, provo a mettermi qua. Dovunque io allora, proviamo così. Ok, mi sentite? Cominceremo appunto con Superman. Dalle parole, oggi io farò finta di essere Maurino, nel senso che adotterò il suo metodo, che poi è quello socratico, cominciare dalla definizione dei termini, delle parole. Ebbene, il mio libro l'ho chiamato Super-El, perché chiaramente il nome di Superman è Kal-El. El è un sostantivo che ha creato un sacco di scompiglio, perché non si sa se interpretarlo al singolare o al plurale, e insomma Sant'Agostino non era ancora nato e quindi difficilmente si poteva parlare di plurale maiestatis. Ad ogni modo, quello che è rilevante è che il soggetto di Superman sembra incarnare molto di più di un supereroe, di un golem americano a stelle e strisce. In primo luogo perché i due autori, Jerry Siegel e Joe Shuster, sono di famiglia ebraica, loro venivano dall'est, dove appunto in questo momento lo spirito del mondo ha gli occhi puntati, no? Quindi nell'est dell'Europa, al confine con la Russia. Ebbene, loro erano immigrati che sono arrivati negli Stati Uniti e in Canada e hanno traghettato delle conoscenze che chiaramente non appartenevano a loro, non sono state poi bollate come interessi di fantascienza, ma per chi ha studiato certe civiltà, nella fattispecie mi riferisco alla Bibbia, che si ancora alla tradizione mesopotamica, le civiltà mesopotamiche sumeriche, da cui è stato tratto il pantheon biblico, anche se poi è stato censurato e uniformato dietro la sola figura di Yahweh. In realtà nella Bibbia si parlano di diverse divinità, da Elion, Dagon, Tammuz, eccetera, tutte figure che troviamo appunto nel pantheon sumero-accadico. Ecco. Ebbene, Superman parla di questo mondo. Fin qui niente di innovativo, o meglio, i problemi che ha avuto Mauro Biglino sono determinati dal fatto che lui ha sostanzialmente detto che ciò che c'è scritto nella Bibbia era reale, comunque se nel momento in cui viene presentato come reale ciò ha delle conseguenze. Lo stesso discorso che ha fatto l'ingegner Vinci, quando nel momento in cui ha trovato delle evidenze oggettive sull'esistenza dei fatti narrati nell'Iliade e nell'Odissea, non possiamo far finta di nulla. E quindi abbiamo il dovere di porci determinate questioni. Ecco, chiaramente la religione crea dei problemi perché la religione è fatta di dogmi, quindi non è falsificabile per le premesse. Ebbene, noi abbiamo un super che già praticamente viola tutte le leggi, perché non esiste un solo Dio, visto che lui è il figlio di Jor-El, uno scienziato, e quindi appartiene alla dinastia degli El, quindi gli El sono tanti, non è uno solo. E poi è rappresentato fisicamente e a nostra immagine e somiglianza. Non è un dio astratto in Superman. Considerate che stiamo parlando di autori di fede ebraica. E quindi se non fossimo nella cornice di un fumetto, già queste due premesse creerebbero un sacco di problemi. Ma soprattutto, a che categoria appartiene questo El, questo Elohim? Qui cominciano i problemi. Perché sul letto di Superman. Quella che viene considerata
casino, questo rumore di fondo. In realtà, secondo me è meglio se ti sentiamo comunque, senza. Proviamo senza, Davide. Ti sentiamo anche senza. Ok, parlerò alla voce massima. Se guardiamo Superman sul petto, avvicina, ok, a quella che è stata considerata una S. Il fatto è che quella S ce l'aveva anche il padre, Jor-El. E il padre non era Superman. Guardando bene l'evoluzione dell'emblema, quella S sembra a ben vedere un serpente. Il fatto che poi il padre, Jor-El, fosse uno scienziato e che nella Bibbia, come ci ha insegnato Mauro Milino, Nakash vuol dire tanto serpente quanto sapiente, comincia, diciamo, ad attirare la nostra attenzione. Perché in Superman ci sono due fazioni. Non era il microfono. Allora ero io. È il magnetismo. Sì, è il magnetismo. No, la colpa è dell'ingegner Vinci che mi ha messo pressione. Il capro espiatorio ci deve essere seguito. E quindi noi nella cosmogonia di Superman ci ritroviamo pari pari una dialettica divina che è ben conosciuta in ogni civiltà, in ogni pantheon, da quello sumero-accadico a quello greco, a quello romano, a quello dei Maya, insomma, a quello indiano. E opposto al sapiente, allo scienziato, c'era infatti il generale, che era Zod. Ovviamente io nel libro affronto la cosiddetta Golden Age, quindi l'età dell'oro, anche nei miti moderni c'è una classificazione delle ere, cercando di estrapolare il nucleo originale, quindi quello degli autori, perché poi con il tempo le storie in un telefono senza fili vanno per la loro strada, no? E quindi se noi per esempio guardiamo all'Iliade e all'Odissea, abbiamo come un resoconto di un testimone diretto, Omero, chiunque egli fosse, no? Ancora non si sa se Omero sia una persona realmente storica, esistita per davvero, fosse un collage, però certamente possiamo definire un abisso tra i due poemi omerici e tutto il resto della mitologia greca. Questo ci deve far capire che bisogna quindi non parlare per luoghi comuni, quindi bisogna definire ogni categoria temporale, ogni paradigma. Pensate agli ultimi tempi, negli ultimi 3 anni c'è stato uno scisma nel paradigma in cui noi siamo vissuti e quindi già è impossibile avere una continuità, no? Negli ultimi 3 anni infatti abbiamo visto come quando la ragione dorme nascono i mostri, quindi noi dobbiamo rimetterli a dormire i mostri e risvegliare la ragione. Ebbene, in Superman noi troviamo, dicevo, una coppia divina, sotto un nuovo nome, ma neanche più di tanto, che è quella di uno scienziato con l'emblema del serpente e quella di un generale che è invece in... E un generale che invece ha l'emblema del fulmine, il tonante. Questo generale è un pericolo per la razza umana perché ha una visione abbastanza eugenetica, in perfetta linea con i patriarchi delle divinità greche, insomma del pantheon greco. Pensate a Zeus, Urano, Crono, tutte divinità che divoravano i loro figli. Nella Bibbia si parla addirittura di aborto selettivo per tutti i maschi. Le persone del popolo di Israele che avevano delle malformazioni, diciamo che non facevano una bella fine perché venivano abbandonate a se stesse. Persino gli olocausti dovevano essere perfetti prima di essere sacrificati. E certamente l'epiteto di Yahweh, il Signore degli eserciti, non depone
in vista di un'estetica trascendentale votata all'amore, che sia quello cristiano o quello kantiano, perché poi non abbiamo bisogno di un messia per riconoscere ciò che è giusto da ciò che è sbagliato. E insomma, quindi Superman crea un sacco di problemi, fortunatamente in un fumetto. Così pare. Certo che nel momento in cui vengono veicolate delle conoscenze scientifiche, ancora prima che questi si palesino, questo crea un altro problema, e non solo di natura teologica, ma anche storica. E quindi ci tenevo a far parlare le evidenze, perché le mie opinioni sono irrilevanti. Newton diceva: ipotesi non fingo, vabbè, perché appunto lui era convinto di dire sempre il vero, e insomma nel 90% dei casi era in effetti così. No, noi invece no, le ipotesi noi non siamo Newton, noi le ipotesi le facciamo anche tante, perché chiaramente non tutto ciò che diremo sarà vero, però perché non tutto ciò che è logico è vero, ma tutto ciò che è vero non può non essere logico, perché appunto tutti gli ambiti, tutte le discipline se convergono verso un orizzonte comune, allora può essere il sintomo che ci stiamo avvicinando ad una verità, non la verità, ma una verità. Ebbene, cominciamo con queste cosiddette evidenze scientifiche. Ok, quella che vedete non è criptonite, è torbenite, quindi non è mito, è un fosfato di rame e uranio. C'è un problema, che gli autori di Superman parlano di uranio sotto il nome criptico, Krypton, che è anche un elemento chimico, il numero 36 se non ricordo male. Ne parlano prima, quando l'uomo comune ha cominciato a interessarsi di fisica dopo il 45. Ovviamente già negli anni 30 Fermi stava facendo i suoi studi sul ciclotrone, e anche evidentemente gli autori di Superman, visto che parlano del ciclotrone. E noi ci siamo sempre chiesti perché diavolo Superman dovesse essere allergico a una pietra del suo pianeta, obiettivamente, me lo sono sempre chiesto. Beh, nel momento in cui noi sappiamo che potrebbe essere uranio e che quindi il suo metabolismo, in quanto più veloce, ne sarebbe condizionato in senso negativo maggiormente, allora tutto ha più senso. Addirittura gli autori di Superman cominciano a parlare, già nel 39, di questi raggi letali verdi, poi parlano di radiazioni, già negli anni, alla fine degli anni 30, tanto che anche l'FBI si cazza e alcuni numeri nei fumetti non li fa uscire, perché nel frattempo gli americani, dopo gli anni 40, cominciano a costruire il progetto Manhattan radunando un sacco di fisici. Ebbene, considerate che nel 900 più di 22 fisici di fede ebraica vincono il Nobel per la fisica, e non ho considerato quelli del progetto Manhattan. In Italia, per esempio, abbiamo avuto anche Fermi, però non era chiaramente in un'altra stazione. Abbiamo avuto diverse persone che hanno collaborato anche al progetto Manhattan, ma la singolarità che ho voluto, diciamo, portare a evidenza è il fatto che gli ebrei ne sapevano un casino di fisica, perché l'hanno scoperte loro, chi può dirlo? Quel che è certo è che un certo tipo di narrativa, la narrativa rabbinica, ora non entrerò, ho poco tempo quindi cercherò di semplificare, no? Vincolava conoscenze di matematica, di astronomia, di fisica ancora non esistente,
quindi e che noi ne ritroviamo pari pari in Superman. Il fatto anzi che il cripto sia un gas nobile derivato dalla fissione nucleare, per esempio, potrebbe non essere una coincidenza, però noi elenchiamo una serie di coincidenze. Un'altra cosa interessante di Superman è la biologia. Esattamente come gli dèi, diciamo che non invecchiavano, comunque avevano un metabolismo meno suscettibile alla morte. Non perché applicassero la tachipirina nella vigile attesa, chiaramente è un segreto che è stato riverniciato di ambrosia, no? Io ho una proposta, lo pubblicherò nell'albero della vita, su che cosa potesse essere questa ambrosia, proposta che si poggia su delle evidenze, su delle ricerche contro il cancro, fatto proprio da due italiani, e quindi può essere interessante poi magari saperlo. Comunque, Superman si distingueva, al di là del fatto che potesse volare, anche qui ci torneremo, perché invecchiava più lentamente. All'inizio non volava, faceva dei salti, insomma, come John Carter da Marte, no? Una delle storie, delle prime storie fantascientifiche del Novecento. Ebbene, Superman quindi ha una biologia differente perché viene da un altro pianeta. Ora, un altro sistema solare, un sistema solare in cui non vi era una stella gialla ma una gigante rossa, Rao. Quindi in pratica ci viene venduta sotto una forma pseudoscientifica che Superman assorbiva più energia solare perché il Sole era più giovane, e quindi questo surplus energetico lo traduceva in dei poteri incredibili. Considerate tra l'altro che Superman non era forte, non era muscolare come Ercole, la cui forza probabilmente era mutuata da una statura incredibile, gigantesca, forse dicono 2,40 m, no? La forza di Superman era determinata dalla sua capacità di manovrare i campi elettromagnetici, tanto che poi lo portava anche a volare. Ebbene, quindi Superman era in fondo un immenso pannello fotovoltaico, perché lui assorbiva l'energia solare e senza l'ausilio di una rettenna lo traduceva in energia, quindi energia termica, no? Veniva trasformata. Ebbene, io casualmente, quindi non sono un filosofo, ripeto, ho gettato la maschera, mentre facevo delle ricerche sul libro Superman, mi è caduta sotto gli occhi un'immagine che rappresenta il Dio Sole, Amon. Vorrei farla vedere e vorrei condividerla con voi. Eccola qui. Ora, considerate che Superman anche nel fumetto si interessava di biologia e di scienze, perché il padre era uno scienziato. Ecco, nella mitologia sumero-accadica noi abbiamo Marduk, che sembra corrispondere appunto ad Amon, che era figlio di Ptah per gli egiziani, per gli egizi, e invece Enki per la civiltà babilonese, Poseidone per semplificare, o Dagon nella Bibbia, quello col tridente. A proposito, Superman nella sua fortezza della solitudine, che corrispondeva a una sorta di Esagil, costruito tra l'altro nel nord, okay, vicino al circolo polare artico, quindi hanno scelto bene dove collocarlo, ecco, aveva la sua arca di Noè. Infatti Noè, Nettuno, Poseidone, eccetera, deriva da Noatun, Noa. Ebbene, guardate adesso la tiara sul Amon. Scusate,
filosofia, perché le piramidi non sono figlie della filosofia, ma di ingegneria. Ecco, provate a immaginare di camminare con una tiara del genere. Papa Francesco infatti non la mette molte volte, no? Da filosofo vengo subito rapito da qui, sia dal fatto che questa tiara non si prestasse a, diciamo, a camminare, non a caso infatti la persona sta seduta, ma anche da due particolari, cioè noi qua troviamo esattamente lo spettro solare, no? Disciolto nei suoi propri colori, verde, rosso, blu. E attaccato a questa tiara c'è quello che sembra un cavo, ma questa è una forzatura mia, è un tubo, una linea, che nel più dei casi è dorata. Se guardate dove è seduto Amon, è un cubo suddiviso in diverse sottosezioni e qui dentro c'è un, non so, non si vede molto bene, voi potete cercarlo anche su Google, scrivete Amon Ra e blu, la parola blu. E troviamo un'anfora, quindi senza aver bisogno di una laurea in egittologia, diciamo che è come se ci stessero indicando che questa, questo cubo fosse un'anfora, un recipiente. Bene, ma per che cosa? Un recipiente collegato a questa tiara abbastanza strana. Bene, a me è venuto, visto che stavamo parlando di Superman, di fotovoltaico, tra parentesi, costumi di Superman è blu, ho pensato che potesse quella tiara con tutte queste cesellature potesse essere un pannello fotovoltaico. Però io non sono l'avvocato del popolo, perché quella posizione è già stata occupata, però sono l'avvocato del diavolo, quindi cerco di smentirmi, perché è così che bisognerebbe fare. Questo è un pannello fotovoltaico che ho ottenuto, troviamo le stesse cesellature, coincidenza, dei cristalli di silicio, malachite. Ecco, gli stessi cristalli noi li troviamo qua nel blu. Già, perché quel blu è molto particolare, tanto che molto prima del blue Klein c'era il blu egizio. Più di 5.000 anni fa era un pigmento sintetico, il primo pigmento sintetico conosciuto, ma tanto sappiamo che la razza umana è molto più antica, no? Comunque diciamo che quel blu non è il blu dei lapislazzuli di Raffaello che importava da Costantinopoli, ma è un pigmento sintetico ottenuto da una miscela di cristalli, in cui c'è la malachite, il carbonato di calcio, il silicio. E, manco fanno apposta, trova quel materiale, ha delle proprietà che lo rendono perfettamente coerenti, non a detta mia, a detta di ingegneri, con la tecnologia fotovoltaica. Parliamo chiaramente di coincidenze, no? Noi ci facciamo delle domande, non necessariamente potrà essere, no, la verità. Il fatto che però stiamo parlando del Dio Sole, diciamo, è una bella suggestione, chiamiamola suggestione. Se poi andiamo a vedere i poteri di Superman, laser, i laser sono stati concepiti negli anni 60 e sono ottenuti da dei cristalli, nella fattispecie rubini e diamanti. Quindi Superman aveva già, gli autori di Superman parlavano di laser. Chiaramente noi che siamo figli di Star Wars, più che delle stelle, non è normale parlare di laser, anche senza necessariamente avere una laurea in fisica. Ma negli anni 40, considerando che non erano ancora stati inventati, diciamo che è anche un'altra suggestione. Un'altra cosa che vorrei farvi vedere, dopo aver detto questa eresia, che gli egizi conoscevano il fotovoltaico, vorrei parlarvi di, appunto, per fare un collegamento, di questo. Riconoscete i colori? Il
rosso e blu. Questo era un sacerdote che temperava i suoi, al suo habitus, quindi alle funzioni nel tempio. Troviamo un manto rosso, re Davide aveva un manto di biso scarlatto, tra l'altro i capelli di Davide per spezzare una lancia a favore dell'ingegnere erano fulvi rossi. Io meglio orientali con i capelli rossi non mi riesco a immaginarmeli, no? Quindi chissà che magari Gesù non fosse anche lui biondo come nell'iconografia, scherzo, però aveva un abito molto particolare, Mauro Bighino lo fa vedere, lo esplica in modo dettagliato, era le foto. L'abito sacerdotale era di lino, non solo per maniera estetica, ma proprio probabilmente, dice Mauro, perché è un isolante, un materiale isolante. E poi aveva questo pettorale che conteneva diversi cristalli. Ora, noi sappiamo che i Superman, la tecnologia criptoniana era costruita proprio intorno all'uso dei cristalli. I cristalli avevano delle capacità incredibili, addirittura vengono venduti come capaci di immaginare tutto lo scibile, tutto il sapere della civiltà criptoniana. Ecco, qualche anno fa in Inghilterra hanno costruito dei hard disk su con delle dimensioni di delle monetine, degli yen giapponesi, no? Di quarzo, che hanno una durata media di 4 miliardi di anni e che quindi sono stati utilizzati per le loro immense capacità di stoccaggio di informazioni. Ed insomma, diciamo che gli autori di Superman erano particolarmente ispirati, no? Perché poi il mitos diventa poi in effetti storia, addirittura scienza. Ecco, ma poi interessava a me far capire l'aspetto scientifico di Superman, nel senso che è l'elemento dissonante, no? Che sembra veramente traboccare fuori dai confini di un fumetto. Cioè, immaginatevi un supereroe che si distingue non solo per la forza, va bene, un supereroe che può essere, insomma, una chiavica come il ministro della salute, ma immaginatelo con un'arca dove c'erano tutte le civiltà, tutte le essenze del suo pianeta, che vengono veicolate attraverso la sua piccola arca che arriva sulla Terra. Quindi un Superman, un eroe che gioca a fare il Darwin o l'Inneo, a me ha fatto insomma un pochino riflettere, no? Ecco, se pensiamo però che il padre era il serpente, così simile a quel serpente biblico che, in quanto dotato di parola, forse era meno nettile di quello che immaginiamo, allora comincio a fare i miei conticini, no? Bene, questo, tornando all'abito, era molto particolare perché non è che lui voleva essere visto a buio, il sacerdote, no? Quell'abito serviva per contattare Yahweh. Serviva proprio per contattare Yahweh, perché noi quando pensiamo all'orazione, alla preghiera, siamo in un altro ambito, no? Nella Bibbia ci sono diversi episodi in cui proprio il Dio veniva invocato e il Dio si palesava. Si palesava perché sentiva il profumo della carne, quindi non era un Dio di spirito, non era lo spirito del mondo nemmeno di Hegel, non era l'inconscio collettivo di Jung, non era niente di tutto ciò, era esattamente come Superman, in carne e ossa. Quindi serviva per contattarlo. Bene, noi sappiamo che questo efod era il frutto di un processo, quindi non era un prodotto di sartoria, ma di un disegno congeniale, no? Adesso ci sono dei sinonimi, di un ingegnere, oggi direi. E allora, insomma, le assonanze con un circuito elettrico possono, appunto, essere delle piacevoli suggestioni. Suggestioni che si alimentano nel momento in cui noi andiamo a parlare di una figura biblica che viene rievocata da Superman e che è Sansone, il giudice,
dice che non era dotato di forza muscolare come Ercole, eppure noi ce lo immaginiamo come l'attore che ha interpretato, no, Sansone, quindi un palestrato, no? Perché prima di Netflix la storia veniva falsificata con dei colossi, anche bellissimi tra l'altro, ma che non rappresentavano fedelmente i fatti, no? Ma la visione dell'artista, del regista. Ecco, se andiamo a leggerci bene il testo della Bibbia, integrato con il Talmud, noi sappiamo che Sansone non era dotato sempre di forza muscolare. Ora, io mi alleno costantemente anche per cercare di tenere il passo con mio figlio, che mi ha già più o meno scavalcato. Però, diciamo che quella forza che ho guadagnato più o meno me la tengo, non ce l'ho a rate. E invece Sansone sembra proprio che ce l'avesse a rate, cioè ogni volta che veniva investito dall'energia divina, divina nel senso che Yahweh. Questo nel Talmud c'è scritto che appunto Yahweh lo seguiva ovunque andasse Sansone, si trovava sempre nei paraggi. Ebbene, noi chiaramente pensiamo di sapere già tutto perché il segreto è nei capelli, no? E quindi un sacco di cose si sono state dette, no, sui capelli. Poi se facciamo parlare i filosofi, chiaramente, ma senza essere filosofi, il telefono senza fili, sappiamo come funziona, no? Quindi dal punto A al punto B quello che è stato detto è diventato veramente un mito. Ecco, Sansone aveva una particolarità. Innanzitutto Sansone deriva da, in ebraico, Shimson, piccolo sole, sole, fotovoltaico, accantoniamo lì. Aveva una capigliatura molto strana. Tra l'altro posso forse utilizzare anche la scultura bellissima che già ho omaggiato per l'Antuaria. Era un nazireo Sansone. E questa impalcatura che aveva sulla testa era molto particolare perché ritroviamo pari pari, comunque ci ricorda il copricapo che avevano alcune divinità sulle rocaniche. Ebbene, noi sappiamo che per esempio i metalli possono essere utilizzati, in particolare l'oro, punte metalliche possono essere utilizzate come parafulmine, no? Il buon Benjamin Franklin sperimentò sulla sua pelle. Ebbene, noi sappiamo che Sansone aveva la forza non sempre, ma ogni volta che veniva investita da questa energia. La prova che Sansone non aveva una forza muscolare la troviamo nel famoso indovinello di Sansone, quello del leone. Perché Sansone, dopo aver squarciato a mani nude un leone come fosse un capretto, ma anche squarciare il capretto a mani nude non è proprio facilissimo, torna pochi giorni dopo per vedere la carcassa, e la carcassa non era andata in putrefazione, ma addirittura gli avevano nidificato le api, avevano costruito il loro alveare. Ora, se voi squarciate un capretto, o un leone, indipendentemente da che mezzi voi utilizzate, provate a lasciarlo qualche giorno. Ok? Come ha spiegato e ricordato l'ingegner Vinci, gli antichi greci già conoscevano benissimo che la putrefazione era collegata alle mosche, nel senso che le mosche impiantavano le loro uova e questo poi determinava, no, non esisteva la generazione spontanea, noi l'abbiamo scoperto alla fine del XVII secolo. E quindi infatti Achille era molto preoccupato che Patroclo andasse in putrefazione e quindi va a chiedere alla madre di risparmiargli quella morte, diciamo, materiale, no? Preservarlo, perché temeva che dalle fenditure nel bronzo della sua armatura le mosche, come diceva proprio le mosche, potessero essere causa della putrefazione. Ecco, bene, anche quella è una bomba scientifica così buttata nell'Iliade, no? Bene, noi sappiamo che quindi il leone non è andato in putrefazione, allora potrebbe essere forse, no, facendo una rivoluzione copernicana, che la forza non era in Sansone, quindi, ma aveva colpito il leone. Tanto è vero che c'è un passo in cui le funi di Sansone vengono colpite dallo spirito di Yahweh e si inceneriscono.
quindi la forza non incenerisce niente, ok? Va bene. La mia tesi, la mia ipotesi è che forse Sansone fosse in grado di essere in contatto, diciamo, con chiunque gli fosse questo Yahweh, no? E che si parlasse di determinate energie, nella fattispecie quelle dell'elettromagnetismo. Stiamo parlando, dopo tutto, di civiltà che hanno spostato blocchi di tonnellate, che hanno modellato il granito come fosse buono. Sappiamo che, per esempio, il termine che veniva utilizzato era addirittura luce degli dèi, laser, cristalli, e che loro conoscevano molto bene come, diciamo, ne sapevano parecchio sui cristalli, mettiamola così, no? Sono ovviamente semplicemente delle ipotesi, no? Però è singolare il fatto che Sansone, infatti, non ritorna più la forza, nemmeno quando, o meglio, gli tagliano i capelli e la conciatura, quindi sua nazirea, ma poi i filistei si preoccupano di incatenarlo come? Con il bronzo, con il rame. Voi non incatenate l'uomo più forte del mondo con il rame, molto maleabile, con il ferro. Quindi come se Dagon, che era il dio dei filistei, lo scienziato, potenzialmente con stabile denti, Poseidone, eccetera, avesse intuito, avesse voluto interrompere quel legame con una gabbia di ferro. Sempre suggestione di ipotesi. Ora, mi avvio verso la conclusione per dare spazio agli altri relatori. Volevo soffermarmi su questa immagine, che è della fine del 1800, un disegno che avrei voluto fare io, bellissimo, ma al di là delle gotiche che hanno un impronunciabile, quindi non vuole fare tutte figure, purtroppo non si vede molto bene, ma noi abbiamo su questo cinturone, che era una cintura che dava una particolare forza a Thor, io ho detto uno, troviamo una svastica. Qua siamo proprio nell'eresia pura, quindi verrò arrestato alla fine della discussione. Già, noi abbiamo il dio del tuono, il tonante. Questo tonante lo troviamo dappertutto. Lo stesso Yahweh potrebbe essere accostato a lui, perché come sempre hanno fatto autori come l'ingegner Vinci, che fortunatamente non si sono occupati della loro disciplina, Mauro Biglino, Cinzia Mele e tanti altri, diciamo che hanno fatto delle analisi lessicali, no? E quindi da Yahweh siamo arrivati a Geova, per essere traslitterato in Geova, e il passo da Geova è Giove, è breve. Ebbene, noi di divinità tonanti li troviamo in tutte le civiltà, quindi non soltanto in Superman, dove appunto c'è Zod, il cui nome è Andros Zod. Andros, l'uomo, Zod, che si collega a Zain, che era le armi, l'uomo delle armi. Lo ritroviamo per esempio nella civiltà dell'Indo, dove abbiamo Indra, che aveva il suo Vaira, che voleva dire o fulmine, folgore, quella di Zeus, o diamante, un altro minerale, un altro cristallo. Che fosse un'arma vera, quindi non una metafora, no? Cioè Zeus come il marito che si incazza e lancia i fulmini, no? Probabilmente magari lanciava davvero. Un'arma fisica. Ecco che molto prima che Hitler trasformasse un piccolo partito, si conviene con la genesi dei partiti, nella più grande tragedia del Novecento, perché poi l'uomo riesce sempre a superare le tragedie e farli scriverne di maggiori, ebbene troviamo già la svastica. Allora noi conosciamo la favola, per caso non è neanche di quella favola, e neanche di quelle belle, che i nazisti avessero ribaltato, insomma, trovato un simbolo positivo, un negativo, eccetera, eccetera, eccetera. In realtà la svastica noi la troviamo perfettamente nella mitologia norrena ed era associabile anche a Mjolnir, il martello di Thor,
quindi l'equivalente del Vajra di Indra e l'equivalente del fulmine, della folgore di Adad o Ishkur di Rakoch, cioè, insomma sono tutti tonanti delle varie civiltà. Ebbene, gli autori di Superman danno questo simbolo, quindi vesto come un nazista, proprio l'avversario di Jor-El, quindi il padre di Superman, l'avversario di Jor-El, l'avversario di Superman, era vestito come un nazista, Terazzot. Questo è abbastanza, innesca inevitabilmente un'altra domanda, a cui non darò risposta, ma anche perché come Socrate ho già apparecchiato a tutte le premesse, no? Onestamente. Noi quindi abbiamo Superman, che è della dinastia del serpente, del Nakash, che dovrebbe essere quello cattivo, cioè lo stronzo della Bibbia, del serpente, no? Che ha creato, che ci ha fatto cacciare dal paradiso, no? Ci siamo qui. E quindi dall'altra parte invece abbiamo quello che è associato a Yahweh, ricordate, Geova, Giove, Zeus, Indra, con un simbolo che è quello nazista. Poi pensiamo al Novecento e la famosa domanda: dove era Dio all'Auschwitz? Di quale Dio stiamo parlando? Leggendo la Bibbia è solo una tragedia, genocidi, olocausti. Tanto che l'olocausto del Novecento era già stato preannunciato all'inizio del Novecento da diversi giornali, New York Times, ben addirittura decenni prima che venissero concepiti i campi di concentramento. Quindi lascio a voi questa suggestione, perché appunto noi facciamo le domande, qualche risposta l'azzardiamo perché non siamo pavidi, e quindi insomma vi invito proprio ad approfondire. I libri non sono, ripeto, il movente né mio né penso di tutti i relatori che sono qui. Lo scopo è fare delle domande per capire, insomma, qualcosa in più sulle nostre origini, sia dal punto di vista biologico, scientifico, esistenziale, per attrezzarci di più per il futuro che, come abbiamo visto, è già entrato dalle finestre, no? Quindi ringrazio tutti, io in particolar modo. Sulla genesi del sistema solare, abbiamo parlato di musica e di astronomia, lui ha messo un tema particolarmente bello, per dire, quello del Barcarolle, no? E quindi ha parlato veramente proprio dei pianeti come se fossero, e delle loro danze, come se fossero delle note, no? Quindi è stato perfettamente coerente, insomma, do la parola appunto alla professoressa.